Lasciamo i ricercatori e andiamo con l'inaugurazione di Gusti di Frontiera, servizio offerto dalla Fondazione Carigò. Vai con lo slogan! Le vostre idee sono il nostro progetto. Signora Barbara, super speciale, figlio della pubblicità, e andiamo immediatamente col secondo tempo. Qua siamo nel reparto sloveno, in Piazza Vittoria. Vai Cristina. Guarda, guarda, ha messo le lampadine sopra, non sotto, hai visto? Sentiamo invece Tiziana, questa è Tiziana, è una futura sposa, che è già sposata, sentiamo. Ci hai fregati! Sì. Però hai visto la dolcezza qua, anche? Metto in dubbio. Dolcezza, cosa dici tu? Va bene. Va bene? Va bene, va bene, che provi anche lei. Senti, fate un bel saluto per Gorizia TV. Ciao Gorizia, e che questa festa vada alla grande, alla grande. Vada bene. E viva Verona! E viva Verona, sicuramente! Okay. Con un veneto di Verona! Ecco il testimone della sposa! Ecco, perché si può dire già sposa, perché ormai si è sposata sabato, con un veronese. Eccola qua, sentiamo i nomi e li salutiamo. Massimiliano, mi sembra che sia lui. E adesso andiamo immediatamente con due gemelle. Guarda che roba, guarda che gioielli! Cara Cristina, sentiamo un po' cosa ti dicono. Una si chiama Maria Cristina e l'altra non so. E i segni zodiacali, che segno hai? Toro, il suo anno, paga da bere, eh? E tu? Sagittario. Saluto, va bene. Sì, ciao. Salutiamo questi gioielli e andiamo con Carolina. I più bei gioielli. Così ha detto lui. Sono le ostriche e le bollicine. Ma no. E chi che serve? E chi che serve? Guarda che no. Che contatti i ragazzi. Ah, è lì, me li mandi di là. Tu non c'entri. Guarda, io gli do una mano. Io do una mano, vabbè. Io gli do una mano. Senti, allora, fai un bel salutone. A chi? A Gorizia? Sì. Meno male che c'è così in frontiera, ragazzi. Eccolo là, mando un bacio anche, va. Ciao. Ti ha dato un basso e ha detto che i gioielli sono quelli. Vedi che bello stand, siamo qua in via Crispi, angolo via Boccaccio. Ecco qua l'aperitivo, hai visto l'aperitivo? Guarda quanti gioielli che ci sono. Diciamo che qua, adesso non mi ricordo bene, è giovedì o venerdì, non mi ricordo la festa degli aperitivi. Guarda quante ragazze che ci sono. Tutte in rosso. Benissimo, vai un attimo con alcuni cenni qualcosa, vai. Sì, ci sono molte nazionalità, gusti di frontiera, d'Italia, Francia, Austria, i Balcani, la Slovenia, la Germania, la Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Dolomiti, veramente tantissime nazionalità. Bene, diciamo adesso andiamo a vedere un po' il balletto, guarda quanta gente che c'è, siamo in corso. Eccoci qua, adesso ascoltiamo un attimo. Allora, come ho detto eccolo prima, qua il maestro Juan Shaddai. Shaddai è il maestro. Si chiama Vera, è il maestro, non so se la puoi fare. Adesso facciamo la pubblicità perché il 26 di settembre ci sarà l'iscrizione per questa scuola nuova che ci trova in Piazza Vittoria. Io lo pubblicizziamo questo ragazzo, no? Naturalmente, che c'ha bisogno. E facciamo tanti auguri a questo ragazzo, un ragazzo che fa 19 anni, lo so, perché non sentiamo, ma noi lo sappiamo. Bene, salutiamo questa ragazzina. Ecco un altro bambino, vai. Cosa dici di questo ballo? È un ballo molto particolare, strano. Beh, comunque è carino, eh. Non hai altro da dire? Ma devono avere molta grinta queste ragazze, si muovono con molta agilità, proprio guarda che movimenti. Modello Shaddai? Shaddai. Allora, come si dice? Made, ragazzi, io sono vecchio, papà naturalmente, Cristina sa l'inglese, mentre papà non sa l'inglese. Bene, allora andiamo avanti con questo discorso, qua c'è una bella macchina americana, arrivano anche loro, guarda il bacio, attenzione, eccolo lì. Oh, devo fare gli auguri a questa famiglia che ho fatto il matrimonio io 21 anni fa, Claudia e lui, non mi ricordo il nome. No, vuol dire che i miei filmati portano bene o no? Ecco, senti, siete sempre uguali, belli come il sole. Senti, mandate un bel saluto a tutti e due. Un saluto a tutti quanti, un bacione. Dai un bel bacione.
Ho visto che bacio, 21 anni, però il bacio era sempre potente. Salutiamo Claudia e il suo marittino, 21 anni insieme, il 29 di... Questi particolari non li scorderemo. Di giovedì. Bene, andiamo con questo complesso di Gradisca, che ricordano anche Carlo. Qua ci troviamo dove c'è l'enigma, Emma, andremo a trovare tra poco. Vuoi dire qualcosa? Questa zona è sempre molto frequentata dai ragazzi, eh? Ecco il cantante, fai attenzione. Si gira, ha bisogno di un water, non si sa, cosa dici? Ma è una musica molto carina questa qui, devo dire. Bene, diciamo che qua possiamo fare i complimenti ad Emma, che dopo l'intervisto, perché come si dice, aveva la musica veramente a volume normale. Eccolo qua, si è messo disteso, vedi, c'ha le sue ragazzine. Sentiamo un po' di musica. Ecco le fame. Vedi cosa si fa per le ragazze, bisogna mettersi in ginocchio, Bene, allora adesso andiamo avanti un attimo, facciamo un bel giro, salutiamo questa coppia. Andiamo, qua c'è tanta gente che passa, qua il corso, diciamo che qua c'è stato veramente, si può dire, un pieno. Comunque vi devo ricordare, cari amici, che il secondo tempo lo manderemo in onda la prossima settimana. Volevi dire qualcosa? Questo era Davide, questo che avevi appena filmato. Bellissimo. Salutiamo Davide. Ancora alcune di musica e adesso andiamo, questa ragazzina l'ho filmata poco tempo fa alla festa di matura, Giulia che ci dice sempre tu non mi registri, invece noi la registriamo, hai visto? Conosci ancora qualcuno? No, questi ragazzi, ecco qua sempre lei, Giulia. Adesso fai attenzione, andiamo con questo bel saluto e adesso andiamo dai nostri amici, eccoli qua, vai, eccoli qua, e salutano Gorizia TV. Proseguiamo il discorso, adesso andiamo a trovare Emma. Vai, ha lavorato veramente tantissimo, ha detto ho lavorato fino alle 5, sentiamolo qua. Come va la vita? La grande, questa va vissuta. Va vissuta, ma ha delle potenzialità. Senti Emma, guarda che domani ti devo intervistare per una piccola cosetta. Mi raccomando domani, Ciao. Lo sentiremo anche dopo, che gli faremo un'intervista, voglio chiedergli anche chi potrebbe essere il nuovo sindaco, chi vorrebbe lui votare come sindaco nuovo, lo sentirà. Bene, allora andiamo avanti, eccoci qua con la musica. Guarda che bel coccone, modello alla francese, visto che bel coccone? Si dice cocon. Okay. Dico cocon, il coccone. Eccoli qua che ci salutano. Musica a tutto volume, vai, ma la musica era giusta in questo posto. Andiamo con questi due gioielli, vai col brindisi, vedi non birette naturalmente, aranciatine, Coca-Cola, vedi, Sicilia. Ecco un angelo, guarda che gioielli che ci sono in questo posto. Eccoli qua. C'è da dire che era veramente pieno di gente, in certe occasioni, in certi posti non si riusciva nemmeno a passare. È vero, però diciamo che il pienone è stato molto di più l'anno scorso, vi farò vedere i filmati, ecco dal Libano, vi farò vedere i filmati la prossima settimana. Salutiamo queste ragazze, allora da Vicenza, da Udine, da Treviso, eccoli qua, di Trieste, Libano. Adesso fanno un saluto particolare, andiamo da questa ultima, una di Treviso, quella a sinistra e quella a destra di Udine. Le salutiamo, salutiamo anche questo gruppo e siamo in via Garibaldi, eccolo qua che sta trasportando bibita, salutiamo chi? Igor? Sì, Igor. Bene, allora andiamo avanti con questa musica, adesso ecco qua che sfila la modella. Di Germania
lo salutiamo e proseguiamo. Carmen del consorzio universitario. Com'era? Ti piace? Bellissimo. Sono contenta. Manda un bel bacio. Del Leone. La salutiamo, dobbiamo tagliare un po' perché ho dovuto tagliare, non ci stiamo. Adesso andiamo a sentire Emma. Sentiamo cosa ci dice. Senti, allora, la serata di ieri ho visto un bel complesso. Come si chiama il complesso? Ecco, così io ho anche questo. Senti, cosa mi puoi dire di questa serata? No, eccezionale, è stato veramente, sono commosso dalla risposta che ho dato. Posso dire una cosa? Che ho fatto un giro e tu eri quello che hai lavorato veramente. Proprio questa è la zona di passaggio, il centrale, Gorenzo, sì. Quindi anche quello saluta. Insomma. Però possiamo farti anche complimenti perché l'audio della musica era lieve e in certi casi era troppo forte, scusi, io ho filmato, no, tu non lo dici, lo sto dicendo io, perché io vado anche nelle discoteche, però era da morire, e dopo è chiaro che la gente si lamenta, vero o no, Emma? Vero? Ecco, allora invece un'altra domanda, Emma, per concludere, senti, ci sarà il futuro sindaco, un ricambio, tu cosa dici? Chi potrebbe essere? Prima bisogna avere i programmi che propongono. Ho perso la voce poi. Vai, non importa. E poi in base ai programmi si deciderà chi va a veramente votare, chi fa parlare. Certo. Comunque di solito dicono, no, che i giovani non capiscono. Però ho notato che tu invece sei profondo, no? Prima voglio vedere i programmi e poi decido. È vero o no? Il minimo, no? Va bene, senti, allora io intanto ti saluto e buon lavoro, ci vediamo al prossimo. Ciao. Salutiamo Emma, un grande saluto a Renata. Renata, la nostra inviata da Vienna, che ci manda sempre a cordoni. Salutiamo la signora Mara. Va bene, eccola qua. Grazie. Dobbiamo tagliare, Marta. Ho dovuto mettere i più particolari, salutiamo Mara e salutiamo anche qua, che mi hanno regalato un'acqua, eccolo qua il grande carabiniere special, e adesso andiamo a vedere un attimo, sai cosa c'è? Qua davano da mangiare, non so, regalavano, non so, non riesco a capire, guarda cosa c'è, provi a indovinare, chi c'era? Guarda quanta gente per il ballo del ventre. Veloce, veloce. La danza del ventre, sì, guarda come si muove. Bene, allora vi ricordo, cari amici, che il programma, il secondo tempo, lo manderemo in onda la prossima settimana. Fate attenzione, cari amici. Ecco qua, vi faccio vedere alcune cose e la prossima settimana vi farò vedere cose mega galattiche.